tutti. Oggi ci troviamo all'interno del delizioso teatro di Città della Pieve e accanto a me, alla mia sinistra, c'è davvero un personaggio che non ha bisogno di presentazione, il maestro Pupi Avati, che ha da poco tenuto il primo giorno dei due previsti di questa masterclass qua con appunto attori, con ragazzi, con giovani, anche con meno giovani. Gli chiediamo com'è andato, cosa ha avvertito, vedeva che i suoi ragazzi, che questi futuri allievi, speriamo futuri anche attori, è riuscito a trasmettergli la sua grande passione, la sua grande competenza, insomma, quello che per cui lei è famoso e stimato in tutto il panorama nazionale e non solo. Ma io devo dire che quello che cerco di convincervi, soprattutto questi giovani, ma non solo giovani, che attori non si diventa, che attori si è. Quindi si tratta di verificare attraverso questi incontri, tipo quello che hanno con me, ecco, se esiste in loro questa predisposizione, questo talento, questa facilità ad avere accesso alla verità, alla verosimiglianza, a rendere vero quello che dicono e fanno. L'unico messaggio fondamentale è questo. Poi nel caso verifichino che esiste questa predisposizione, questa vocazione, ecco, allora crederci ciecamente, non lasciarsi demoralizzare e non avere un piano B, ma puntare esclusivamente su questo grande sogno, perché vale la pena veramente di dedicargli l'intera vita. Lei ha conquistato qualsiasi tipo di successo, sia a livello di incasso, sia appunto a livello di celebrazione per quello che riguardano i David di Donatello, i nastri d'argento e via dicendo, ma si è tolto anche qualsiasi tipo di soddisfazione sotto questo punto di vista. Le possiamo chiedere se deve comunque continuare a imparare come stanno facendo questi ragazzi? C'è sempre qualcosa da aggiungere al suo repertorio oppure no? Beh, io credo che l'insoddisfazione nei riguardi di quello che fai è il motore, è il carburante indispensabile per dare continuità a questa professione così impervia, così difficile, così recalcitrante, per la quale ogni volta, ogni film è come imparare un mestiere diverso. Io ogni volta che comincio un film dico: questa è la mia opera prima, anche se è la 54esima. Tuttavia la considero sempre come la prima, perché un po' lo è. Ti giochi praticamente tutto, è come quando fai una partita di poker e dici banco e spingi davanti a te tutte le fiche che hai. Certo. Ecco, ogni film ti giochi tutta la tua filmografia. Certo. Nella sua lunghissima carriera lei ha lavorato con tantissimi attori, con tantissimi colleghi, ha conosciuto veramente il meglio del meglio, la crème della crème del nostro cinema, ha raccontato anche tanti aneddoti curiosi e simpatici. C'è un rimpianto, un rimorso, qualcosa che non ha fatto, che non è riuscito a fare, che è rimasto un sogno nel cassetto come per questi ragazzi diventare attore? Beh, ci sono due attori con i quali avrei dovuto fare due film e che purtroppo per delle ragioni legate alla natura e all'anagrafe a questo appuntamento loro non sono venuti. Uno si chiamava Alberto Sordi e l'altro Marcello Mastroianni. Con la signora Raffaella, la vera artefice di questa bella giornata qua a Città della Pieve, che non sarà l'ultima, è solamente l'inizio, insomma c'è un cartellone eventi per quello che riguarda queste masterclass veramente strepitose, stupende. Ci racconta un po' com'è nata anche l'associazione, che cosa state facendo e appunto questo cartellone eventi, se così lo possiamo definire, perché da qua a primavera ce n'è per tutti i gusti. Sì, direi, buonasera. E l'associazione è nata qualche anno fa qui a Città della Pieve e mi sono sempre occupata di musica fino adesso. Abbiamo fatto delle masterclass di livello molto importante per quanto riguarda il canto lirico, gli strumenti. Poi l'amicizia con Carlotta Bolognini, figlia del produttore Manolo e nipote di Mauro Bolognini, del regista, mi ha fatto pensare ad allargare al cinema e quindi a settembre scorso abbiamo iniziato questa nuova avventura dedicata al cinema e vogliamo trattare tutte le discipline legate al cinema. Abbiamo iniziato a novembre con Marco Spoletini per il montaggio, abbiamo adesso Pupi Avati e poi proseguiremo con Luca Ward
sempre per il doppiaggio, avremo Roberto Chevalier, Frizzi per le colonne sonore e così via, e tanti tanti nomi importanti a seguire. È un corso di cinema a tutti gli effetti, io credo sì. Che si impara più qua in due giorni che probabilmente studiando anni, anche perché sentivo parlare il maestro che ha sempre un carisma veramente favoloso, sì. Questi attori, questi ragazzi, anche i più giovani, ma anche i meno giovani, lo guardavano con una sorta di idolatria, qua si parla sì. Di un livello mostruoso, altissimo, massimo. Perché ascoltarlo è veramente bello, è un'esperienza unica, sembra di sì. Stare proprio in un film. Complimenti per questa bellissima cosa. Grazie. Noi torneremo a trovarvi, il prossimo appuntamento quindi... A marzo con Luca Ward per un'interessantissima masterclass, quindi vi aspettiamo. Lui, chi meglio di lui sa spiegare... Sì, il tenebroso. Grazie mille, complimenti. Grazie a voi. Abbiamo anche il piacere di sentire i commenti per quello che riguarda questa prima giornata di masterclass qua nel teatro di Città della Pieve con Vincenzo Puzziferri, attore, che oggi insomma penso si corona anche un piccolo sogno, perché lei ha già una carriera importante, però insomma sentir parlare un maestro come Pupi Avati è un'enciclopedia. È uno spettacolo, il maestro è incredibile perché ci ha raccontato degli aneddoti fantastici e ti fa capire come sia veramente la vita dell'attore nel cinema e come affrontare poi i vari casting che uno può fare, che tipo di agenzie casomai avere che ti possono seguire, insomma come muoversi nel mondo del cinema, che non è assolutamente semplice. Il mondo del cinema è completamente diverso dal mondo del teatro, perché la recitazione teatrale è molto diversa dalla recitazione cinematografica. Lei è un attore, abbiamo visto che comunque ha già fatto diverse recitazioni, ci racconta qualcosa, che cosa sta lavorando, che cosa ha fatto, che cosa c'è nel suo CV? Allora, no, in questo momento sto lavorando in teatro, al Teatro Dante di Campi Bisenzio, e quindi stiamo preparando un nuovo spettacolo, e l'ultimo film in cui ho lavorato è stato di AI Show, per la regia di Luca Boggio, prodotto dalla Lewis University lo scorso luglio. E quindi per il momento l'unico progetto che ho vivo è questo in teatro. In bocca al lupo, complimenti. È arrivato da Firenze a Città della Pieve, sì, però certo. Meritava anche una giornata non propriamente buona climaticamente parlando. Posto stupendo, non c'ero mai stato. La Città della Pieve è un posto bellissimo. E domani ovviamente tornerà per la seconda parte. Dormo qui e quindi sono qui per la seconda giornata, dove dovremo rappresentare un monologo. Un bel test. Sì. Davanti al maestro, un bel test davvero. Sì, molto.